engine start, anzi restart. Perché oggi c'è bisogno solo di questo e non vediamo l'ora di farlo. L'automobile incarna il nostro desiderio di libertà di movimento meglio di qualsiasi altra cosa e le supercar ne sono la massima espressione perché sono veloci, belle e sono in grado di alimentare i nostri sogni. Specialmente se si chiamano Ferrari, Lamborghini, Maserati, ma anche Pagani, Dallara oppure Ducati se preferite le moto. Sono le creazioni della nostra terra dei motori, che anche quest'anno viene festeggiata grazie al Motor Valley Fest, dalle stesse aziende che le costruiscono, insieme ai musei che collezionano i modelli entrati nella storia e agli autodromi dove queste auto vengono testate quando non esistono ancora o pilotate per vincere una gara. L'emergenza coronavirus non ha fermato tutto questo, lo ha digitalizzato, ma il Motor Valley Fest si è aperto comunque in un luogo fisico, il Teatro Luciano Pavarotti di Modena, dove si è svolto il convegno inaugurale, trasmesso rigorosamente online, in diretta streaming. Rappresenta le eccellenze della terra dei motori, era qui fisicamente, seppur distanziato, per parlare di futuro e ispirare quell'ottimismo di cui abbiamo bisogno più che mai. E ne ha bisogno anche l'economia del paese, per il quale quello dell'auto è un settore determinante come filiera e come made in Italy d'esportazione. Si è parlato di questo e del prossimo futuro fra scenari post pandemia, evoluzione della mobilità ed elettrificazione, con una maratona di conferenze trasmesse online in diretta con tantissimi ospiti collegati in video call dall'Italia e dall'estero. Un think tank digitale così grande e partecipato non si era mai visto in Italia ed è il primo esperimento del genere post coronavirus, un esperimento che ha richiesto uno sforzo tecnologico enorme per collegare e avvicinare virtualmente migliaia di persone, creando un ponte straordinario fra la modernità del web a banda larghissima e la concentrazione di storia che si respira in un luogo modenese speciale per la cultura italiana. Vedere un teatro così trasformato in uno studio televisivo senza pubblico fa un certo effetto, ma questa è solo la punta di un iceberg, di una produzione di contenuti molto più grande che potete seguire sul sito motorvalleyfest.it. E sì, perché oltre ai convegni, tutto lo spettacolo della Motor Valley come territorio e come supercar che il pubblico non ha potuto vedere dal vivo ha preso forma grazie ad una serie di video fruibili online da tutti. Tra l'altro Motorsport Network, il nostro gruppo editoriale, ha l'onore di aver collaborato alla realizzazione di molti contenuti che vi invitiamo a vedere navigando le pagine del sito ufficiale. Trovate approfondimenti sui musei delle case automobilistiche della Motor Valley, documentari dedicati agli autodromi di Imola, Misano, Modena e Varano, ma anche interviste esclusive a personaggi e leader di queste aziende. Tutti i contenuti sono accessibili in streaming on demand, ma sul sito ci sono anche le registrazioni delle dirette di tutti i convegni e delle visite guidate ai musei con tanto di curatori in veste di cicerone e risposte alle domande postate da casa sui canali social. Bello bellissimo il digitale, ma è ancora più bello vedere posti del genere con i propri occhi. E visto che presto sarà possibile farlo tornando a viaggiare quantomeno in Italia, sono convinto che a più di qualcuno di voi sia venuta voglia di fare una gita fuori porta nella terra dei motori. E vi consiglio di fare questa vacanza rigorosamente on the road.